Buongiorno, ben trovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con il nuovo provvedimento del ministro Speranza che ha firmato quelle che sono le ordinanze per le fasce di rischio che partono proprio da oggi, 19 aprile, con il ritorno dopo oltre un mese e mezzo della Campania in zona arancione, mentre viene rinnovata fino al 30 aprile, la zona rossa per Puglia e Val d'Aosta. Tutte le altre regioni restano in zona arancione, anche se ci sono alcuni territori come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise e Alto Adige che hanno praticamente dei dati da giallo al momento. Però il governo non sembra intenzionato a prevedere ulteriori provvedimenti. Dubbi invece sul coprifuoco presente al momento dalle 22 alle 5. Si è espresso il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri dicendo che è ancora troppo presto per toglierlo, al pari del ministro Speranza, da sempre molto rigorista sul punto. Invece decisione opposta, idea opposta da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, infatti secondo la leader di Fratelli d'Italia mantenere il coprifuoco è una vera follia. Ora i dati nazionali sono 12.694 i nuovi positivi al Covid a fronte di 230.116 tamponi processati. I deceduti sono stati 251, 13.134 i guariti, con un tasso di incidenza che è salito al 5,5%, ma c'è un lieve calo delle terapie intensive con meno 29 posti letto occupati, invece un calo un po' più consistente per quanto riguarda i ricoveri ordinari, meno 452 nel saldo complessivo. Sono invece 1.700 i positivi del giorno in Campania, con 620 persone risultate sintomatiche. I tamponi effettuati sono stati 17.541, di cui 6.259 antigenici. I deceduti sono stati 18, di cui 16 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. 1.511 i guariti. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva a disposizione della regione, ne sono occupati 146. Sono invece 3.160 i posti letto di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.529. Ora il piano vaccini, perché l'obiettivo del governo e del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo era di raggiungere entro metà aprile l'obiettivo di 500.000 somministrazioni al giorno. Tuttavia, a causa dei ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche e dell'atteso pronunciamento sul discorso di Johnson & Johnson, questo obiettivo non è stato ancora raggiunto. Dunque, adesso l'idea è di poter raggiungere nell'arco temporale dal 22 al 29 aprile le 430.000 dosi giornaliere. Dunque, questo obiettivo potrebbe essere in realtà perseguito, visto che entro la fine di aprile sono attese nel nostro territorio altre 6 milioni di dosi, di cui solo la metà di Pfizer, 400.000 dosi da Moderna, 320.000 da Johnson & Johnson e infine 2,2 milioni di dosi da AstraZeneca. Ripresa importante delle attività scolastiche dalla giornata di oggi, infatti sono circa 7 milioni gli alunni che rientrano in aula da un punto di vista proprio fisico, rispetto agli 8,5 milioni degli istituti statali e paritari di tutto il territorio nazionale, oltre 290.000 in più rispetto alla scorsa settimana. Praticamente tutti gli studenti della Campania, che come si diceva in apertura del telegiornale, è uscita dalla zona rossa. Restando in fascia rossa, invece la Puglia, la Sardegna e la Val d'Aosta, sono circa 400.000 gli alunni che devono proseguire con la didattica a distanza. Modifiche dal prossimo 26 aprile, perché in zona gialla e arancione tutte le scuole saranno in presenza al 100%, mentre invece in zona rossa le lezioni si svolgeranno in classe fino alla terza media,
e alle superiori invece 50% di didattica in presenza e la restante metà di didattica a distanza. È previsto in data odierna un incontro tra il Ministro dell'Istruzione Bianchi e i sindacati per fare anche il punto sugli imminenti esami ormai davvero vicini. Inoltre novità appunto per quanto riguarda l'andamento delle scuole, proprio perché l'obiettivo principale del governo è di poter riportare tutte le scuole in presenza nel minor tempo possibile. Nuova protesta dei ristoratori in Italia, si è trattato dei ristoratori di TNI che hanno bloccato l'autostrada A1 verso Incisa nella zona di Firenze, prima in sud e poi in entrambe le direzioni. Il presidente Pasquale Naccari ha spiegato che ci sono degli imprenditori, gente che è stanca di questa situazione, vuole tornare subito a lavorare rispettando i protocolli che sono già in vigore in altri campi, come per esempio avviene nelle mense o negli autogrill. Uno dei manifestanti, che tra l'altro partecipava alla protesta in diretta Facebook, è stato investito da un'auto, non ha riportato gravi conseguenze. L'uomo, si vede proprio in un video sui social, era tra i manifestanti e si era messo davanti a un'auto per non farla passare, ma l'auto ha tirato dritto urtandolo per poi allontanarsi. Il manifestante si sarebbe leggermente fatto male ad una spalla, si tratterebbe di un ristoratore emiliano. Tuttavia l'automobilista che ha urtato il manifestante è stato fermato dopo un breve tratto di strada e identificato dalle forze dell'ordine. Ci spostiamo ora nel napoletano, a Ischia, perché era stata allestita una vera e propria grigliata nel bosco dopo una festa di compleanno, in palese violazione delle normative anticontagio, e per questo 12 persone sono state sanzionate dai carabinieri proprio a Ischia. I militari hanno sorpreso nel bosco della Maddalena, nel comune di Casamicciola, 12 adulti e diversi figli minori che avevano attrezzato un barbecue in un'area pubblica della zona boschiva isolana, contravvenendo appunto alle normative anticontagio. Tutti gli adulti sono stati sanzionati. Inoltre, secondo quanto riporta l'agenzia ANSA, non erano rispettate le più basilari regole di buonsenso ed erano davvero pochi coloro che indossavano la mascherina protettiva. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio, sono 276 nell'ultimo bollettino della scorsa settimana i nuovi positivi al tampone, cui si aggiungono 289 guariti e una vittima. I test elaborati sono stati 1979 per un tasso di incidenza del 13,94%. Nel salto complessivo si evidenzia una discesa di 14 positivi su tutto il territorio. Per quanto riguarda le singole città, Caserta resta in cima per un numero di casi attivi con 568 attuali positivi, c'è poi Marcianise con 471 e Maddaloni con 369. Chiudiamo con il calcio. Si interrompe al Diego Armando Maradona di Napoli la striscia di vittorie consecutive della capolista Inter, fermata 1-1 proprio nell'impianto di Fuorigrotta, una partita molto tattica, intensa dal punto di vista fisico, che alla fine però ha accontentato tutte e due le squadre, con l'Inter che è sempre più vicino allo scudetto e il Napoli che continua a lottare per la Champions League. La gara si è sbloccata al minuto 36 dopo una bella azione sulla sinistra di Insigne, che ha crossato in mezzo il pallone che è stato bloccato da Handanovic, ma la corrente De Vrij ha urtato il portiere sloveno facendo rotolare il pallone nella propria porta, mandando in avanti appunto gli azzurri. Nella ripresa l'Inter ha cominciato ad attaccare, ha sfiorato il gol prima con Lukaku che ha colpito il palo e poi con Barella. Infine è arrivato il gol di Eriksen, il primo in campionato per il danese. Dopo il pareggio raggiunto, le due squadre hanno giocato molto a centrocampo. Alla fine si sono accontentate di un pareggio che, come si diceva, sono punti validi sia per l'Inter per raggiungere il trionfo dopo 9 anni di dominio della Juventus, sia per il Napoli per continuare il sogno Champions League. Nella domenica di calcio è scesa in campo anche la casertana allo stadio Pinto di Caserta, ma è arrivata una sconfitta per una terza partita in soli 5 giorni e mezzo contro
la Juve Stabia nel derby campano per 2-3 al termine dell'incontro. Analisi in conferenza stampa di mister Guidi e dell'attaccante Luigi Cuppone, arrivato al gol numero 14 in stagione. Li ascoltiamo in questa breve conferenza video. Affettare come il burro, chiaramente sono stati commessi degli errori perché non siamo stati capaci di riaggredire o di fare eventualmente un fallo tattico, che a volte è un po' anche un segnale di maturità, nel senso magari un giocatore più scafato e più esperto ferma lì l'azione, come è successo spesso anche a quelli della Juve Stabia nei nostri confronti. Noi invece ancora ogni tanto commettiamo questi errori, tra virgolette, però insomma io penso che la squadra abbia fatto veramente una bella partita. Abbiamo sbagliato in quelle due situazioni del gol, dove abbiamo subito i due gol iniziali, perché siamo usciti male su un calcio d'angolo, su una respinta di un calcio d'angolo. Quello è un errore che non dobbiamo commettere, perché poi se lo commetti con questi tipi di squadre ti fanno gol, perché hanno giocatori di qualità. E poi nel secondo tempo io penso che la squadra abbia espresso veramente un buon calcio, cosa che avevamo fatto anche dal ventesimo del primo tempo, perché avevamo già costruito le occasioni per poter andare a ridurre lo svantaggio, e nel secondo tempo meritavamo anche qualcosa in più, perché il terzo gol della Juve Stabia c'è, cioè un palese fallo su Bordin non concesso, e ci siamo poi Marotta ci ha fatto subito il 3-1, però la squadra non ha mai mollato, ci ha creduto, ha costruito, insomma. No, se la scelta è stata di rimanere qui a gennaio è perché avevo un rapporto bellissimo con il mister, con la società, col presidente e con tutti, quindi sapevo che la scelta di rimanere qua era più che giusta, infatti diciamo che è stata ripagata nel verso giusto. Ora come ora non sto pensando sinceramente al futuro, sto pensando di continuare a far bene e di mettermi sempre a disposizione del mister. Poi a giugno si vedrà, si faranno delle scelte giuste. Durante la settimana li studiamo questi errori. Purtroppo, come ho sentito anche prima il mister che lo diceva, stiamo cercando di andare a prendere le squadre, non è facile come noi cerchiamo di andare a prendere le squadre, ci stiamo lavorando e secondo me continuando a lavorare possiamo migliorare tanto. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata, arrivederci.